siamo insieme al 250 cavalli Honda, poi chiederemo a lui di dirci qualche cosa, ma non ci facciamo trarre in inganno dall'apparenza. Sembra simile, ma solamente simile al 225 cavalli, invece qua dentro c'è tanta tecnologia. Il design è cambiato della Calandra, spiccano queste prese d'aria che poi vi spiegheremo nei dettagli come funziona all'interno del motore, perché queste qua sembrano una cosa sciocca, ma in realtà dà molta cavalleria al motore. Sentiamo un po' se lui ha qualche cosa da dirci dal punto di vista delle prestazioni. Noi lo chiamiamo un gioiello tecnologico. È un'evoluzione veramente estrema. Il 75% delle parti sono nuove, ma soprattutto quello che è nuovo sono le prestazioni. Questo motore ha sicuramente delle prestazioni molto diverse dal 225, anzi noi ci permettiamo di dire che ha prestazioni come un 300 e consumi come un 200, quindi immaginate il gap tecnologico che abbiamo rispetto alla concorrenza e quello che ci abbiamo messo dentro. È stato ottenuto soprattutto con un sistema nuovo che si chiama Direct Air Intake. Di fatto è un sistema che permette un miglior riempimento del cilindro grazie al fatto che l'aria arriva fredda dentro alla camera di combustione e quindi riusciamo a riempirla di più con aria e quindi con ossigeno, e qua si ottiene una potenza specifica molto più alta rispetto a quelle di un normale motore. L'Ecomo è una modalità del motore che permette a certi regimi di giri al motore di funzionare a carburazione magra, cioè con un rapporto stecchiometrico molto alto, 1 a 18, giusto per farvi capire. E se fa funzionare il motore in quel range di giri, i consumi sono bassissimi. Si arriva ad avere dei consumi di 25 litri a 39. Quello che abbiamo completamente di nuovo è la trasmissione. Sono stati utilizzati degli ingranaggi di un materiale speciale con lavorazioni speciali che lo rendono molto più robusto e di fatto hanno eliminato molto attrito. Il motore, cos'è cambiato sul motore? La lubrificazione, abbiamo una lubrificazione ad olio sul pistone. Il pistone è un pistone speciale coperto di un materiale particolare che lo rende estremamente robusto e comunque permette anche minori attriti. Come abbiamo potuto vedere dalle immagini, i dati rilevati da Honda e quelli che abbiamo rilevato noi discordano leggermente da uno dall'altro, proprio perché siamo in condizioni precarie, una telecamera a bordo, quindi dobbiamo avere maggiore accortezza, cosa che magari loro hanno invece fatto solamente rilevando solamente questi dati. Quindi possiamo dire che davvero sono vicinissimi questi dati da noi riscontrati a quelli rilevati da Honda.
Il prodotto viene testato, quindi non viene più lasciato a terzi l'applicazione del motore, ma viene testato in cantiere, vengono fatte delle prove e vengono trovati gli assetti migliori, quelli che ci danno la migliore velocità e i consumi più bassi. Quindi praticamente la Honda fornisce un sistema di preallestimento del mezzo stesso, in modo tale che il concessionario finale ha veramente poche ore di lavoro da perdere sopra. Volgarmente definito preallestimento o allestimento, ma in termini americano USA pre-rigging, questo dà l'opportunità all'acquirente finale di poter, con dati testati dalla Honda Italia su questi mezzi, verificare se il motore è stato correttamente installato, se risponde ai consumi Honda, insomma un bel termine, un bel parametro per l'acquirente per vedere se il mezzo è veramente così come lo definisce Honda, performante e parco nei consumi. Caro 250, che dirti? Veramente non mi hai deluso, assolutamente. Certo, da ex pilota di offshore posso dirti una cosa, magari avrei voluto sentirti un po' più rumoroso, io, però sicuramente i dimortisti apprezzeranno questa tanta silenziosità.